Da una parte l'annuncio del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla conferenza umanitaria relativa al conflitto in Medio Oriente in programma a Pescara il 22 ottobre, quando cominceranno le riunioni ministeriali legate al G7, e dall'altra quello sulle iniziative parallele organizzate dal coordinamento No G7, composto da forze sindacali, culturali e politiche che chiedono una tregua per garantire uno stop al genocidio in corso a Gaza. Il G7 si svolgerà nel capoluogo adriatico con iniziative legate agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e intanto domani a Pescara ci sarà la prima catena umana per la pace che vedrà la partecipazione di diverse associazioni, anche di quelle che non hanno aderito al coordinamento. Il presidente della regione Marco Marsilio replica così alle polemiche. Noi siamo fieri di poter ospitare un evento di questa importanza, questo evento cade peraltro in un momento in cui nel mondo stanno accadendo fatti gravissimi e darà la possibilità alla città di Pescara e all'Abruzzo intero di essere scenario di un incontro e di vertici di livello appunto internazionale, affrontando tematiche di grandissimo rilievo. Non possiamo che essere orgogliosi, siamo tutti al lavoro per rendere questo evento e l'accoglienza, l'organizzazione di questo evento all'altezza delle aspettative. Poi, per carità, c'è chi dice no a tutto, alle Olimpiadi, ai Giubilei, ai G7, a qualunque cosa si organizzi, è il sale della democrazia, la libertà di parola, però francamente non si capisce cosa dovrebbero contestare e quale male farebbe una riunione del G7 a Pescara.